Perfetto, allora ecco il mio trapano senza filo. Ci metto la punta. Mi assicuro che oh yes. E faccio, allora, abbiamo detto un foro qui. Che appunto, come avete potuto vedere, l'ho messa sia per incollare la carta sia sopra la carta per dargli uno strato protettivo. Non escludo che magari ci do un'altra passata sopra per dargli lo strato protettivo. A questi piedistalli qui che terrò in terra, per ora non ci ho dato nessun tipo di protezione, né li ho decoupati perché ho pensato che comunque stando in terra, nel senso, si rovineranno a bestia e quindi praticamente li lascio così com'è. Posso sempre comprare post il montaggio e tutto il resto, posso sempre comprare un prodotto, anche una vernice a spray trasparente che lo copra in modo tale da dargli una protezione. E poi comprerò sicuramente dei piedini, magari, per metterli in terra, potrei farlo. Intanto adesso ora cerchiamo le viti e rimettendo la stella qui sul trapano avvitatore, avvitiamo le viti e quindi compattiamo la pedaliera. Allora, rieccoci qua, ho trovato le viti, come vedete sono diverse tra di loro completamente, l'unica cosa che hanno in comune è che sono autofilettanti, però le ho trovate proprio così e siccome voglio usare solo materiale di risulta, cioè materiale che ho già senza comprare niente, mi arrangerò e userò queste. No, questa per esempio non va bene. Ovviamente sono stato a cercare delle viti, no? Che abbiano la lunghezza giusta. Cioè, cosa vuol dire lunghezza giusta? È che non vadano troppo al di là del primo impatto. E invece trovo questo vitone qua che invece ce lo voglio mettere, anche se con la testa così. Non mi andrà lì, quindi niente, devo cambiare di nuovo idea. Potrei metterci questa, vediamo se questa qui è troppo lunga. Questa è, cavolo, è proprio troppo lunga. Vediamo questa invece. Anche questa è troppo lunga per un pelo. Accidenti, accidentaccio. E niente, ci dobbiamo. Come si fa? Vediamo. Perché non ho scelto qui? Quell'altra l'ho rimessa a posto. Perché vedete che. No, forse ci sta. Via, allora prendiamo. Vabbè. Prendiamo questa. Vedete? Ora fissiamo di qua invece. Questa invece non ha proprio preso. Quindi qui serve una con un bel diametro. Eureka, raga. Questa, guardate com'è. Ciccia questa. Questa va benissimo. Ok. Sentila come prende. Wow, questa sì. E allora, prima non l'avevo guardato sto sacchetto, ho fatto male. Invece è il sacchetto delle meraviglie. Quindi
Praticamente perché alcune viti sono entrate e altre no? Perché sono stato un po', diciamo, spreciso io nella prima fase, perché con la punta in alcune sono andato troppo in dentro e con alcune sono rimasto in superficie. Eccoci qua. Questa è la pedaliera. Sento che c'è questa vite qui che spunta di qua, che tecnicamente non mi darebbe neanche troppo fastidio, però ho paura che poi righi il coso. Anche qui c'è un po' di coso, anche qui. Queste qui sono state, diciamo, no, ora così è troppo. Ecco, così stanno spuntando. Quindi adesso dobbiamo trovare una soluzione, perché queste punte, vedi che anche qui sta spuntando, qui non sta spuntando e qui sì. Quindi niente, la tiriamo più fuori finché non spunta, e a questo punto ci mettiamo qualcosa dentro ora. Vedete? Prendo un nocciolino di, come so dire, un pezzettino di balsa, cerco di spezzarlo con due pinze, perché a mano così, vedete? Lo spezzo, ora l'ho spezzato, tiro via la vite, no, così la sto avvitando, e che cosa faccio? Gli vado a dare, cerco di infilare un po' di materiale lì dentro, tipo, buonanotte, tipo questo pezzettino qua, lo cerco di infilare lì dentro. Ho preso anche un altro pezzettino che era un pochino più semplice. Ecco, questo è molto è molto professionale. E ci infilo un po' di pezzettini in modo tale che cosa cerco di fare? Cerco di metterci magari un'altra vite come questa, che è più piccola e che mi tenga di più. Ok, ecco. Ora il problema è risolto. Quindi praticamente ho fatto uno spessore con dell'altra balsa legno, insomma, che io di solito tengo lì per cos'è. E quindi adesso mi sono creato questa pedalina. Quindi adesso poi dopo ci vado a posizionare i miei effetti. Quindi appunto, magari a me piace, nel senso che, voglio dire, è decupata. Con la carta musica, diciamo così, non è niente di che, però insomma, il mio obiettivo era quello di fare qualcosa di originale e però anche di non usare niente di nuovo e usare delle cose che avevo già, e questo è stato il mio obiettivo.